Ciao bello, sono Lauridis e questo è un video solo sulla Mantis. Perché? Perché l'ho trovata in una cassa e l'ho trovata in una cassa che mi ha scambiato Fratex. Quindi diciamo che lo ringraziamo, anche se ha voluto quelle ruote, cioè che egoista, non è che me l'ha regalata. Ha voluto qualcosa in cambio, ma perché? Perché? Quindi come di colla abbiamo Arrowhead, che sarebbe punta di freccia, penso, che non è male. Non è per niente male. Anzi è pure figa, gente, così sta molto bene, mi piace un sacco così, ad essere sincero. Poi abbiamo Battleworn, che sarebbe così di guerra, beh, non lo so. Che sta pure bene. Poi Cage, che è molto, il più classico, queste nelle strisce. I decor sono tutti belli di questa macchina. Labyrinth, che sta strana. Non è male effettivamente, non è male come... È una delle poche macchine in cui sta bene, forse. Max, che sarebbe uno... Che cacchio è? Una volpe? Bustano? Però ti devo dire, tutte le decol stanno bene, non lo so, è una bella macchina. La Parallax che sta pure molto bene, mi piace. Frosted, che sarebbe il grigliato, l'hot dog, carino. La Slipstream che sta pure molto molto bene. Molto fighissima, non tanto così ma così sta benissimo. E poi la Prower, che a me piace veramente tanto. Ok, queste sono le decol. Cominciamo dicendo che la Mantis dovrebbe essere una Batmobile personalizzabile. Quindi hitbox, turn radius, quindi drapata e girata, cioè angolo di curvatura, dovrebbe essere la stessa della Batmobile. E devo dire che il feeling è molto simile. Ora, l'hitbox è più chiara, a me sembra visivamente più chiara rispetto alla Batmobile. Infatti già nel dribbling mi trovo un po' meglio rispetto alla Batmobile, se devo essere sincero. Sembra più larga, ma è solo un'impressione, perché la Batmobile è pure molto larga, che c'è magari le ruote un po' più strette davanti. Però diciamo che per chi è abituato alla Batmobile si troverà abbastanza bene. Non voglio segnare, non voglio segnare. Chi invece è abituato a macchine alte come l'Octane, non penso che sia la macchina fa per lui, però... Se sei abituato alla Batmobile, io gli darei una prova. Una botta gliela darei, perché sembra veramente bella come macchina. Io ne sono contento, ma ogni volta che esce una macchina nuova ne sono contento, poi magari dopo passa un po' di tempo mi fa schifo. Anche se devo dire, questa macchina non mi delude. La drapata è pure molto... molto veloce alla Batmobile. Forse non capisco se è un po' più lenta, ma mi sembra di no. L'hitbox poi è chiara, vedi, comunque... È molto chiara. E siccome le cose le facciamo bene, quella di una nel dettaglio, una accanto all'altra. Ringraziamo Daiko che ci ha permesso, che ha usato la Batmobile, ha fatto da capia, cioè ha fatto da... ci ha aiutato. Vabbè, c'è. Quindi, l'altezza sembra più o meno uguale. Anche perché poi c'è da contare che c'è un hitbox, quindi va bene, sì, possiamo dire che l'altezza è uguale visivamente, ma non è... cioè, non è che... non rispecchia l'hitbox questa cosa. Quindi visivamente, vediamo che sono molto simili. Anche se la Mantis sembra più larga, in realtà è la stessa larghezza. La lunghezza è la stessa. L'hitbox posteriore, vedi che questa parte entra nel terreno. Questa parte hitbox vuol dire che non esiste nel gioco, cioè non viene riconosciuta. E qua per la Batmobile anche la Mantis entra un po' nel terreno. Vedi le ruote come entrano? Nella Batmobile forse entrano un po' di più. No, praticamente è uguale. Però vedi d'alzate? Il muso è più o meno alla stessa altezza. Quindi vuol dire che devi contare che la Batmobile però c'ha la parte della pistola che non funziona. Cioè questa parte qua non ha hitbox. C'è la parte della mitraglietta, non c'è hitbox. Stessa cosa per la Mantis, la parte proprio più avanti mi sembra che entri un po' nel terreno. Vedi nella Mantis pure la parte davanti entra un pochino, poco poco. Stessa cosa per la Batmobile. Tutta la mitraglietta entra, quasi tutta. Questi ovviamente sono test fatti così, molto alla ad Katsum, però è tanto per farti capire che sembra veramente simile alla Batmobile. Cioè sembra di avere le stesse caratteristiche. Questo perché? Perché Psyonix molte volte ha detto di aver fatto una Batmobile, come la Twin Mill che ha detto che doveva essere simile alla Batmobile, ce n'era un'altra che doveva essere simile alla Batmobile, ma in realtà non era così. Quindi diciamo che sono titubante sul fatto che sia uguale o uguale alla Batmobile. Però facendo tutti questi test sembra veramente che sia una Batmobile customizzabile. Spero veramente che sia così. Qua c'è il turning radius che sembra esattamente uguale. Qui vi ho provato la derapata, eppure questa sembra veramente identica. Sì, vedi, l'ho lasciata messa per un po'. Diciamo che le chiappe si incontrano sempre allo stesso momento. Questo vuol dire che la derapata e le macchine sono uguali. Quindi bello, per questo video è tutto. Abbiamo fatto questa piccola analisi della Mantis, anche se è molto spartana. Però a feeling ti dico che è molto simile alla Batmobile e mi sta piacendo tanto. L'ho provata, come ti dico, pochissimo tempo. Ci ho fatto quante partite? Un'oretta di partite, neanche un'oretta di partite, molto di meno.
Però il feeling è molto bello. Mi piace un sacco la macchina. Il fatto che sia personalizzabile mi non lo so, mi cattura anche il fatto che l'hitbox è più chiaro. E lo noto soprattutto nei dribbling, quando voglio tenere la macchina la palla sul tettuccio. La macchina la sento molto molto più chiara. La prima impressione è ottima. E detto questo, niente, noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! I just